Alla fine degli anni 20, inizio anni 30, veniva rappresentata sporadicamente la fuga in Egitto. Sono tante le testimonianze, anche le foto, grazie anche all'adattamento che mi ha fatto padre Alfio Signorelli nel rielaborare il testo. Ma che cos'è la fuga in Egitto? I ragazzi non lo sanno e i più anziani devono raccontare loro. Io c'ero. C'ero quanto veniva rappresentato questo incontro tra i briganti che partivano da Piazza Municipio e Maria, Giuseppe e il bambino Gesù in fuga. In fuga perché Erode li vuole uccidere. Erode è stanco di qualcuno che attenta continuamente al suo potere. Quindi la Sacra Famiglia deve essere eliminata, i briganti. I briganti li vedremo con le facce truci, arrabbiati perché non hanno più molte persone da depredare, i tempi sono cattivi. Quindi il primo gruppo che passa sicuramente li faranno a pezzettini. Allora noi abbiamo alcune cose. Dobbiamo sottolineare per prima cosa il dramma della fuga, dell'emigrazione. Vale anche ai nostri giorni. Quante persone sentiamo che scappano dai territori dove c'è la guerra, attraversano il mare, arrivano sulle nostre coste. E poi magari qualcuno dice, ma perché vengono a morire qui? Vengono qui, nelle nostre terre, nella nostra Europa, per salvarsi dalla fame, dalla carestia, dalla guerra, dalla violenza. I più anziani ricordano il dramma della Seconda Guerra Mondiale, dei bombardamenti, della fame, della morte, del lutto, dei soldati lontani da casa che scrivevano, i figli che chiedevano grazie ai genitori e i genitori che si presentavano alla Vergine Santissima chiedendo che i propri figli potessero ritornare a casa. L'altro dramma è quello della lontananza da Dio. Questi briganti sono lontani da Dio. E l'incontro con Gesù, Giuseppe e Maria li spinge alla conversione. Quindi noi vedremo questa drammaturgia popolare. I nostri non sono quasi nessuno di attore professionista. Sono morellesi, belpassesi che hanno accettato di rappresentare questo dramma. E questa rappresentazione, ecco, lo voglio dire con tutto il cuore, è stata voluta fortemente dal Presidente della Commissione dei Festeggiamenti alla Madonna della Guardia, il signor Moschetto, che fortemente ha voluto che venisse rappresentata. Per questo vi chiedo di fargli un applauso caloroso. E grazie a lui che questa sera è Nunzio Sabatago, è il maestro Elio Presti, è Signorello e tutti quanti gli altri si sono impegnati tantissimo nel fare questo. E i più giovani si chiedono, ma dove nasce la fuga in Egitto? La fuga in Egitto nasce nel Medioevo, quando venivano rappresentati drammi sacri, innanzitutto quello della passione. Anche oggi quando si legge la passione Venerdì Santo è un dramma sacro, che viene rappresentato a più voci e non sono pochi i paesi dove viene rappresentato nelle piazze. Anche la fuga in Egitto nasce per valorizzare la figura di San Giuseppe. All'inizio, in passato, San Giuseppe, lo sapete, nei Vangeli non parla mai, è quasi emarginato, messo da parte. Allora, volendo valorizzare la figura di Giuseppe, nascono gli apocrifi. Drammi, evangeli diversi per raccontare chi era Giuseppe. Questa tradizione arriva anche dall'Oriente in Occidente e pian piano la figura di Giuseppe diventa preponderante. Questo perché è giusto che Giuseppe venga valorizzato come uomo forte, come virile e non soltanto custode di Maria e del bambino Gesù, ma come una persona con la quale noi ci possiamo identificare. Allora la fuga in Egitto rappresenta per tutti quanti noi il desiderio di emulare questa custodia, questo interesse, questo desiderio di fare del bene, di essere custodi non delle tradizioni morte, ma piuttosto della vita, perché è questo che viene raccontato questa sera. Io chiedo anche ai piccolini di lasciare libero il passaggio perché da lì saliranno i cavalli
e di badare ai piccolini che non si intimoriscono quando poi arriveranno i cavalli, insieme con i cavalieri. È importante anche ricordare che questo dramma, che è stato rielaborato più volte, non ha un vero e proprio copione, perché è stato rimaneggiato più volte e sono tanti i paesi dove viene rappresentato. Assoro in questo momento è il luogo privilegiato perché ogni 7 anni viene rappresentata la fuga in Egitto. Ma perché viene rappresentata ogni 7 anni? Non lo sappiamo. Però è una tradizione, si svolge per le vie del paese. Anche a Belpasso si svolge in questo modo, infatti i cavalieri con i cavalli vengono da Piazza Municipio, Giuseppe, Maria e il bambino a cavallo dell'asinello vengono invece da Sant'Anna. Ci si incontra in questo luogo che è uno scenario naturale. E finalmente questa sera abbiamo una serata serena e tranquilla, perché l'altra volta, sabato scorso, c'era tutto pronto, più che la fuga in Egitto abbiamo fatto la grande fuga dalla pioggia, perché ormai c'era tutto bagnato, non si poteva, però questo momento è importante. E ci stiamo prendendo un po' di tempo perché si stanno sistemando i microfoni e le ultime cose, quindi dobbiamo presentare ancora qualche altro minuto. Però mi sembra bello ricordarvi anche che se a Belpasso questa rappresentazione si chiama Fuga in Egitto, in altri posti prende altri nomi. Si parla della Sagra dei Soldati di Erode, in un altro paese si chiama l'Utupitupi, dal rumore che fa il bussare alla porta di Giuseppe che chiede alloggio per sé e per la sua sposa. In altri posti si chiama L'Uviaggio Glorioso di San Giuseppe. Ma il dramma è sempre lo stesso, veniva rappresentato e viene rappresentato anche in momenti diversi. Alcuni lo rappresentano tra il 19 e il 20 marzo, alcuni in alcuni paesi viene rappresentato durante l'estate. Noi questa volta lo stiamo rappresentando a settembre in appendice ai festeggiamenti in onore della Madonna della Guardia. Ancora, un'altra cosa importante da sapere è che non ci sono manoscritti antichissimi, ci sono rifacimenti, i più antichi li conosciamo, sono di fine 800. Anche a Belpasso le testimonianze più antiche che fino a questo momento abbiamo risalgono tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30. Che cosa ci aspetteremo questa sera? Ci aspetteremo innanzitutto di partecipare con il cuore e di guardare con simpatia i nostri attori che interpretano questo dramma sacro, perché metteranno molta enfasi, è proprio drammaturgia popolare, non vi dovete immaginare attori professionisti, ma uomini che vogliono rappresentare con il cuore, si sono calati nella parte. Osserverete i loro visi, i loro gesti, le loro espressioni, i loro costumi. Tutto deve destare il sentimento di chi dice: ma allora, se uomini così cattivi si sono convertiti all'amore, perché non posso farlo anche io? Perché non posso cambiare anche io? È possibile. Ci siamo? Benissimo. Allora, io l'ho tirata per le lunghe apposta. Non perché mi piace sentire la mia voce o mi piace stare qua sul palco. Noi adesso partecipiamo con il cuore e soprattutto poi alla fine ringrazieremo i tanti protagonisti del cast. Buon ascolto e buona partecipazione. Non ne posso più.
Giuseppe, volgi il tuo cammino verso l'Egitto, perché l'empio Erode pensa di dar morte a tutti i bambini, onde perisca nella strage comune anche Gesù. Fuggi, salva il bambino, così comanda il supremo pastore. Oddio, che intesi mai? Giuseppe, ascoltasti, è voce del cielo che ti dice di incamminarti per la via d'Egitto, giacché Erode vuol morti tutti i bambini del suo regno. Fuggi, come ti ho detto, così comanda l'Eterno Dio per svanire d'Erode l'infame desio. Giuseppe, giacché Erode è sì fiero, obbediamo alla voce di Dio, drizziamo i nostri passi verso l'Egitto. Sì, mia cara sposa, questo sol si abbandoni, mai più si tenti di vedere Gerusalemme. Giuseppe, non temere, noi vi accompagneremo nel tragitto. Su via, e comando del cielo, fede e speranza vi assista. Tutti insieme a voi partiamo. Non temete in nostra compagnia, nessun pericolo soffrirete, e Dio vi assiste. Io andrò innanzi. Senza tanto indugiarvi, partiamo dunque. Vi sarò da qui. Istante e in questo fatal periglio. Amato sposo, sono segni del cielo, giacché il perfido Erode soppresso vuole il salvatore del mondo con suo fatale dito. Affrettiamoci a partire per l'Egitto. Giuseppe, che pensi? Forse fra dubbi ancora ti rivolgi? Non dubitare, cammina verso l'Egitto, giacché in questa notte la guida sarà la tua gran sorte. Rabu sovi tuo
Amici, se che la sorte radunarci fece, trapportare di voglio un breve sogno. Mentre giacevo a dormir con gli agnellini accanto, parmi sentire una voce dal cielo che gridando disse: Giuseppe, rivolgi il tuo cammino verso l'Egitto, perché l'empio Erode risorse di dar morte a tutti i bambini del regno. Onde perisca nella strage comune anche Gesù. La voce così mi disse: fuggi, salve Messia, così comanda il supremo fattore, perché d'erode e deluso resti il furore. Ciò udito, mi sento volar colà per far compagnia a quel dolce Gesù, vero Messia. Amico, vedi tu dici, ma sappi che qui sorgono a pedare in brastassini e non vorrei che per salvare Gesù i nostri danni fossero vicini. Vieni meco e non dubitare, il nostro scudo è forte e come tu pensai ci protegge l'angelo del cielo. Ci rimettiamo in cammino. Per supremo voler, a voi sia noto un editto fatale del regnante, che a vivo impegno vuole e comanda estinto ogni fanciullo. Ma il supremo fattore, saggio e zelante, salvo vuole tutto in questo istante. Oh, che infame e tragico pensiero dimostra un desiderio di regnare, mio cielo! Tremo e la forza mi manca in questo estremo. Germano, amico, bisogna tornare a Dio e bisogna eseguire subito quanto conviene senza rintracciare un perché. A confronto di quanto l'Altissimo pretende e vuole di sia noto, conviene raggiungere per istrada il confuso Giuseppe e il Messia. La venuta del Messia. E il cielo, frattanto, che ha avuto sempre cura di noi in ogni evento, accompagni. Ecco felice il nostro intento. Grazie al cielo, al figlio. Respiro, debole di forza e di sudor grondante, dopo lungo e disastroso cammino. Vengo pastore. Vi sia propizio il cielo! Amici, son degno di perdono se mi introduco in vostra compagnia. Servitevi, amico! Favorite, favorite!
Ma voi tu padre, perché vi introducete in nostra compagnia? Venite, parlate, senza alcun timore, pastori noi siamo, senza nessun altro intento che pascolare gli agnelli. Venite con noi, con i tuoi fratelli. Amici, giacché tanto i vostri affetti penetrarono nel mio cuore, sapete chi sono io? Quel Gerbone che la fama mi dipinge empio, inumano, nemico di un regno e spesso lottavo contro la fede di Dio stesso. Sappiate però, io vi dico, mentre un giorno pensoso io stavo, ascoltai una voce del cielo che mi rapì il cuore. Gerbone, mi disse, che pensi? Che fai? Non vedi che il precipizio è a te vicino? Cangia, pazzo che sei, cangia destino! A tal voce tutto compresi ed attratto restò il mio cuore per essere la mia mente rapita da un Dio vivente. Oh, stupore, già che tanto disti, occorre che tu offra parole. Ma ascolta ancora, tosto ritornai in seno alla mia famiglia e vidi che l'unico mio figlio, il mio amato Timo, seguitomi, anzi mi informarono essere atroce, barbaro, inumano, onde pensai condurlo al primiero sentiero per lodare poi entrambi i Dio. Ecco il vero. E ora verrai con noi con lieto ciglio e poi cercherai tuo figlio. Ma dove seguirti io devo? Amore di Dio, quanto sei grande che chiami un peccatore da tanti affanni. Cieca obbedienza il sangue sfaggesti finché il Verbo Eterno non ti disse torna dai compagni e semmai sono audaci non ti fermi, non ti fermi e taci. Partiamo per la gloria! Partiamo! Su, partiamo, andiamo! Thank you.
Eccoci giunti alle vene contrarie d'Egitto. Amici, compagni, a quel che vedo la fortuna non corrisponde. E perché mai? Donde tante avversità? Più non si mira un passeggero che possa saziare le nostre brame. Non arride fortuna, oh cari amici, alle nostre fatiche e al nostro valore. Ah, e questo è un gran cordoglio quando rivedo voi, miei cari compagni afflitti. E come potrò sopportare, sorte ingrata, le pene, i sudori, le angosce e persino la fame? Giuro sul capo mio strage e rovine operar contro chiunque vedranno gli occhi miei. Allor anche contro Pluto saprò le mie armi adoprar, e lì la mia, per quanto scevra di colpa, non potrà raffrenare tutto l'inferno. Che cruda sorte è questa, stare sempre in mezzo ai boschi, in solitari luoghi, aspettando la preda, e sempre in vano, giacché la fortuna non permette ancora di vedere alcuno che i passi drizzi verso di noi, mentre questo è il tempo in cui d'Egitto passano dei mercadanti che portano le loro merci in Palestina, eppure non si vede uomo che cammina. Io disperato maledir vorrei il fato, la fortuna e i giorni miei. Amico, hai ben ragione di maledire la sua fortuna. C'è chi contro di noi, crude sorte sui nostri. Oh Dio del padre, la maledico ancora. Se vedrò qualcuno in questo giorno senza ombra di pietà, vittima la farò del mio furore. Conoscerete i miei compagni, entrerò giù dal cielo, al mondo e agli dei tutti. Che strage accadrà nei giorni miei. Io sono con voi d'accordo, giacché la sorte per noi è troppo crudele in questi boschi, e di giorno e di notte passiamo il tempo misero e infelice, eppur non vergo verso di noi uomo che possa saziare le nostre brame. Amici, a dire il vero, rabbia mi divora, e a tanto patire non offrendo. E maledico vorrei la sorte e il fatto. Stelle crudeli! Perché si congiurate tutto al nascer mio? Nacqui infelice, devo dolgotolare alla patria natia. E vivendo per queste semplici abitudini, sono costretto di patir di pura fame. E questi miei compagni, che un tuo passeggero non posso volare, perché il perfido destino non lo posso offrire. E dico, e quindi resteremo qui dichittosi? Oh, che io fremo di sdegno a bombo d'ira e tremo d'orrore, e giuro in faccia a questi lumi che se un solo passeggero nelle mie mani cadrà, lo svelerò da disperato! Sempre la re fortuna non compare, deve mandare qualcuno. Il suo dono è chi le deve. Amici, il coraggio e il valore che ci distingue meriterebbe in vero una ricompensa, eppur tra questi servi non si spende nulla, si soffrono più la fame ci divora e non si acquista fede, ma se cambia la sorte e ci dà il credito piacere di aggredire qualcuno, allora il mio furore dopo ogni vostro pensiero sarà maggiore. Il desiderio di acquistare ci trattiene in questi boschi. Forse il fato reso a noi se benigno, se contarporrà le nostre brani. Bisogna avere sofferenza, perché questo è il tempo in cui si fa tragitto di molti mercadanti verso l'Egitto. Bisogna sperare dunque affinché la mica sorte alle nostre mani qualche favore apporti. Non soffro lo sdegno e vedendoci combinati in questi solitari boschi, famelici, con ansia di acquistar preda, mentre l'avversa sorte non si è benignata finora ad apportarci vitto per disfamarci. Ma se fortuna cambierà e ci offrirà qualcuno in questo bosco, me vedete il primo contro costui a svenarlo, e se la destra odace non lo trafigge, allora di furia armato mi darò in potere di pure io stesso per andare a pagarle bene con quel che sotto il suo comando tiene. Amico, non più, il cuore mi predice buone cose per voi. Stanotte, mentre io dormivo, mi capì che la gente abbracciarsi.
Allora ognuno a forza cuore sperava con credi a bilancia a salimmo quella timida ciuma. Uno disse ferma, l'altro grisce chi con armi, grisce e perde. Intanto ancora a formar corona aggredimmo quella semplice preda. E intanto come i lupi appressammo quel bel bottino e ricorda ancora che rubammo oro e argento. Non dubitate amici, rinasce in me quest'oggi la speme di far preda, ma noi non lasceremo intanto dobrar quanto conviene. Bisogna stare attenti con comune vigilanza e guardare tutte le vie del bosco. Nessuno si muova dal suo posto, bisogna essere arditi, mentre al nostro favore presterà la fortuna il suo favore. In questa collina dove si fa la spia io mi fermerò per vedere da lontano il pellegrino e con fischio a voi le darò l'avviso. Sì. Date a me questa cura, che qualche buon evento vi assicura. Orvanne, amico, i sentimenti che spieghi tu sono degni di te e fanno nascere in noi quell'animosità e quel coraggio. A quel che vedo, la fortuna non corrisponde. Io sono un uomo disperato, disprezzato all'acqua, al freddo, alla neve e al vento. Ma il primo che incontra queste mie mani, giuro, gli farò provare pene e tormenti. Guai al primo e guai al secondo. E con questo cordoglio mio non perdonerò neppure allo stesso Dio. Bravo! E voi, miei cari compagni che date la veste a sì degno condottiero, sappiate che anch'io fui alla testa di alquanti valorosi compagni come voi nelle parti più remote del mondo. Essi formavano l'orgoglio della compagnia. Nel giro di pochi lustri si scorsero quei campi con la quale guadagnammo ricchezza. Non vi fu regola particolare, mai nessuno osava tornare senza armi, rimprovero mai della loro abilità. Insomma, fui sempre felice accanto a loro. Il caso acerbo me li tolse di lato e la tragica scena recise il fine della loro vita. Ah, voglia il cielo che io potessi sfogare la mia rabbia. E da questo momento mandatemi liberamente, perché dentro di me si accresce l'ira, lo sdegno e il furore. Io non temo di nulla, anzi voi aspettate di fermo la favorevole fortuna di incontrare con voi. E allora vedrete, con il mio coraggio e il mio furore, potrò stabbare la vita e anche il cuore. Ma se deluso resto di furia armata, ma rincorrei la sorte e il fato. Questo giorno felice e si bramato, al fine rinascere il mio cuore viva e la speme. Ah, tu non sai come mi sento scorrere il sangue nelle vene e come ti stegli a bacco. Vi prometto di sacrificare chiunque vedranno gli occhi miei. Ah, la rabbia e il furore mi trafiggono a gara, pensando alle stragi che dovrò fare. Io fremo, ma or sappi che anche lo stesso Giove che nelle mie mani incappasse, ti giuro e ti do un adestro impegno che sfogarlo e vendicar saprò il mio sdegno. Il mio braccio e il mio corpo tante volte lo vedesti per prova, ma se per disgrazia nostra oggi tramonta il sole e gli occhi miei non vedono un passeggero, ah, maledirei tutti gli dèi. Il maledir non scema i nostri danni, uniformiamoci al tempo. Verrà forse quel punto in cui ricchi di preda potremmo tornare alle nostre case. Verrà forse quel momento quando fortuna cambierà d'aspetto. State quieti, cari amici, e non date più al mio cuore pene maggiori. E cari compagni, vi giuro che la fortuna e il fato non sarà sempre severo. Evviva amici! Spero ognuno di noi di rammentare le provvidenze antiche. Ed in questi grevi e grandi cimenti ci troviamo sempre bene in tutto, anche con l'aiuto dei numeri. Al fine vinceremo amici l'avverso fatto. Dio provveda agli detti e tutti siamo figli suoi.
ma se succede che il giusto gioisca, è l'empio vera. Questo in un caso non è un dono. Ognuno gode dell'arbitrio suo, ma se succederà qualche intoppo felice, lo giuro, e il mio giuramento non è che farò tremare tutto. Benissimo, amici, sono scorsi più giorni che non si è fatta preda. Bisogna cambiare strada, andare in altri lidi, dove troveremo qualcuno che porterà denaro. E noi, togliendogli questo, saremo sempre felici. Diversamente moriremo di fame e non potremmo saziare le nostre brame. Ma l'ultima preda fatta da noi, questo denaro che doveva ripartirsi, fino ad oggi non si è diviso. Così le nostre leggi vanno in avverso. No, amico, col denaro rimasto si comprarono le armi necessarie a ciascuno di noi. Ora che siamo armati tutti a dovere, possiamo contrastare contro mille fiere. Batteremo dunque per Antiochia, che essendo quella grande città di negozi ricca, troveremo dei viaggiatori che con denaro e merce, così possiamo ben provvederci. Sì, partiamo! Partiamo! Consolato, vorrei che prima di partire vendesse un po' di cibo per giungere in Egitto con te. Voilà, compagni! Compagni, aspettate, già che di lontano mi pare di sentire una voce. Voilà, compagni, che attendete? Accorrete, radunatevi insieme, ristorate, c'è il caduto delle forze, via canne, vino, cacio, e se attenderete forse sapete qualche sale in bocca. Mangiate e bevete, che fa breve faremo preda per loro. Buona, prosciutto, carne stufata, maccheroni. E se tardate, se vede qualche sale in bocca, venite a non tardare. Andiamo. Mostrate il vostro valore, aprite il seno, strappate il cuore, fatevi vedere, fate mostrate il vostro coraggio. Andiamo. Sono il Dio. Perché pavento? Donde nasce il mio timore? Perché, povero mio cuore, ti sento palpitare? Dio, Signore, assistici. Fermati, vecchio! Non fare un passo innanzi se vuoi aver cara la vita. Te ne vai cantando in questi boschi, troppo contento sei. Ma che volete da noi? Nulla abbiamo. Lasciateci proseguire. Perché mi viene meno il coraggio? Donde tanto tremore? Ah no!
adesso via. Tutto consegnarmi devi e senza tanto indugiare. Pietà, signore, per quel bambino e per la mamma sua. Che pietà e pietà! Perché il cuor mio forte mi batte in petto. Senti pietà per costoro. E donde tanta verità? Siamo poverelli in fuga. Lasciateci andare. Di questo vecchio, i detti, l'aspetto mi commuove. E che fare? No! Morte e rovina fu il nostro patto. Tremi, vecchio, ben ti vedrò tremare sotto i colpi del ferro mio. Io non tremo e ne pavendo il tuo ferro, ma confido in Dio, che è più forte di te e di tutti i tuoi compagni insieme. Vecchio, ancora non cedi? Ancora sei pertinace? Empio tremare tu devi del mio furore e al tempo perfido morirai senza palpitare. Gran Dio, pietà! Signore, aiuta! Dimma! Fermati, Dimma! Fiero ladro crudele, in questo bosco vanne indietro. Come conosci il mio nome? Voglio che tu sappia che questo pargoletto nelle fasce avvolto è il supremo fattore del tutto. Questa è Maria, la regina del cielo. Quel buon vecchio è Giuseppe, suo sposo. Su, via, lasciateli proseguire nel loro cammino. E che pretendi, padre? Col tuo nudo ferro cerchi di indurmi a pietà, vattene, che il mio sdegno proverai tra poco. Vanne indietro, barbaro disumano, il fiero capo inchina a terra e chiedigli perdono. E se compiti i gredi in questo istante, sarai del sommo Dio, servo ed amante. Io chinare il capo a terra, io, così mi offendi, anche contro di te il ferro mio adoprar saprò. Non ardir, Dimma. Lottar contro l'angelo di Dio, posto a custodia della sacra famiglia, non più resistere alla chiamata di Dio. Signore, o eterno Padre, dacci aiuto in questo periglio. Sai che meco porto il tuo gran figlio. Sì, eterno mio Dio, dammi aiuto di resistere con questi miei compagni, che troppo ingrati si mostrarono con te. E quel vecchietto col suo volto afflitto, e quella nobil donna col suo amato bimbo, muove a pietà il duro cuore di tutti noi. Amico, il cielo ti salvi. Vedi, pellegrini noi siamo, poverelli in fuga verso l'Egitto. Oh, di questo vecchio i detti, l'aspetto e il portamento mi commuovono, e quel tenero bambino con quella vezzosa mano par che mi dica Dimma. Caro Dimma, pietà, non ho cuore di svenare. Vecchio, non ti turbare, alla fine di umanità noi non siamo privi. Accostati a noi, non più timore. Amico, io ti sarò e difensore. Amico, il cielo. Amico, il cielo ti dia grazia e valore, mentre con i voti miei stancherò il cielo a darti santo lume e pietà. Oh, giorno felice, o perpetuo tripudio che è questo per te, oh Dimma, giacché l'Onnipotente ti ha con la sua misericordia assistito, e qual grazia si negherà a tanto intercessore. Senza indugio i tuoi compagni ritorna, e la rabbia loro cambiando in calma, dal cielo otterrai la palma. Il nostro caporale non ritorna senza nulla a portare. Il mio pensiero non erra, cerca color di dar libertà. Giusto, io dico, cerca color di dar libertà, ma non lo soffrirò giammai. Giuro sul sangue mio che voglio vendicarmi, perché di sol sangue si pascia il cuor mio. Amici,
Sappiate che fra gli antichi ebrei vi era la più grande felicità del mondo. Ed or frattando nel rivelare il nostro dimma, vedo che per la prete è troppo molle. A coloro cerca dare di dare la libertà, e allor vedrete sul capo mio le impietà che dovrò fare. Ma sappiate che ai tempi di mia famiglia vi furono continui e disastrosi fracelli, ed io ne fui sempre vittorioso. Badate bene, miei cari, alle leggi dei nostri vecchi antenati ebrei, i quali andavano sempre costanti come lo stesso Loperne negli attacchi di Faraone. Badate bene che se di noi questa preda noi non facciamo preda, si perde la nostra felicità, per cui quel vecchio dobbiamo ucciderlo e tagliarlo a pezzi, così saremo sempre felici. Ben dice il nostro soldato. Frattanto che siamo qui, riuniti tutti con lo stesso scopo, e io solo ho trovato la ragione profonda per cui non dobbiamo mai venir meno ai nostri patti. Seguita dunque, caro compagno, nei tedeschi, ad eccitare in noi il furore e a ristabilire l'unione perfetta, anche senza dimma. Questo non basta, miei cari compagni. Il mio furore, la nostra grandezza, i tuoi pianti nulla a noi regano. Per te tutto mi rega niente, la serie delle tue pene e delle tue colpe. Ah, io fremo di terrore, ah, o colpa, o sorte, o sangue, o rimembranze, o morte! Dimma, e che pretendi? Per un fanciullo, per una donna e per un ardito vecchio vuoi avvilir tutti noi? No, amico, noi siamo infuriati e dobbiamo togliere tutto quello che porto a loro e darsi alla morte a cospetto il nostro petto. So già c'è il debolo e che qui oggi li porto la sorte. Compagni, ma avete mirato con chi ho ragionato? Un vago bambinello quella donna porta in braccio e quel nobile vecchietto è il suo diletto sposo. Ah, alla vista di quel bambino tenero e vezzoso restai colpito e rapito nella mente e nel cuore. E che pretendi alla fine? Pietà usar tu vuoi? E quando mai fra noi regnò pietà? Strage, impietà e rovina fu il nostro patto, e questo sarà per sempre. Se alla vista me lo paga, donzella, pietoso ti dimostro. No, dimmi, farò con questo ferro scorrere fino di sangue. Pensaci, trema, risolvi, altrimenti faremo stracci e rovina. Sempre la sua fortuna non combatte i suoi doni che le deve. Così la nostra legge si esegue, così i nostri riti si annullano. Dove è andato, dimma, l'antico tuo furore? Ti lasci indemorire di una donna, pur quanto bella essa sia, e ti fai via dopo. Metti senno, lungi da te ogni pietà e pietà, ordina la strage di quelli infelici che oggi la sorte ci ha portato nelle nostre mani. Compagni, senza indugio, alla vendetta, alle armi! Ma se vedeste la grazia, la beltà, ma che grazia, che bella! Quando mai fra noi regnò pietà? Ricordar tu devi quando di stare uniti noi tutti concordammo e giurarti vidi sopra l'armi nostre di assassinare chiunque capitasse nelle nostre mani, e quelli or tu perché non li sbrani? Refrenar non posso, dimma, lo sdegno mio per una vil donzella tu molle ti fai. Per un vecchietto ardito ci chiedi pietà, per un bambino vuoi tutti noi avvilir così? Ah no, dove ho, dimma, il cor feroce? Andranno gli empi cinti di gloria se per un'ingannatrice donzella puoi far abbassare l'ardire a tutti noi. Ma no, io sarò il più forte e non vi è chi possa colmare il mio furore. Ho forte il petto e ti macigno il cuore. Lasciate, amici, che io possa palesare tutto il mio cuore. Ti sovvenga, o dimma, che più di là del bosco, ove l'antro di Plutone col fiumicello confina, in mezzo a quegli alberi frondosi, anch'io trovai nascosta una vaga e gentile donzella, di cui ridir non posso la grazia, la verità, il portamento, il brio.
fiero io mi mostrai per ottenere i primi frutti dell'amore suo. E a tante preci e minacce la semplice cedette al mio furore. A te la presentai per ottenere la grazia di salvarla. E tu, rammentando le nostre leggi, volesti che fosse esposta al furore delle nostre armi. Dov'è, oh Dima, quello zelo? E voi, compagni, perché silenti? Presto, alle armi e contro quelle, avventiamoci! Perché mai mi nascondi il tuo volto? Se degno desolador non sei tu, degno desolador sono io per te. Entra in te stesso e pensa che il tuo cedere è vano, è inutile il tuo pensare. Come? Tu piangi per quei miseri e che ti mossero forse a pietà. Questo non basta a tormentare tutti noi. Giunsero dalle colonie egizie degli ebrei, furono i loro pianti ai nostri piedi. Eppure di tanta felicità nell'udito eccesso, trovi la via per tormentare te stesso. Tu ben sai quante volte si prostrarono ai miei piedi, affinti con le lacrime agli occhi, più valorosi e coraggiosi cavalieri, a chiedere e a domandar pietà, ed io costante nelle loro preci. Ora, io non so quale forza ignota mi attrae il cuore, avvicinandomi a quel bambino tenero e vezzoso e pieno d'amore, mi attrae il cuore, il corpo e l'anima. Quando mai nel mio cuore regnò pietà, venite voi e mirate se l'animo vi basta di dar morte a colui col quale mi contrasta. Un giorno fatale, ho terribile affanno, non posso resistere, vorrei svelarmi io stesso, ma non dimmi, te lo giuro e ti prometto di vendicare il sangue medesimo. A tal punto che tu dovrai recidere il fil della loro vita. Per cui, miei cari amici, badate bene che il nostro Dilma cerca di dar loro libertà, ma tutti noi, con il nostro coraggio e il nostro furore, potremmo strappare la vita e il cuore. Compagni, non vedete che il nostro Dilma cerca di indurci a pietà? Mai! Abbiamo dimenticato la fame sofferta in questi boschi, mentre la favorevole fortuna ci offre propizia l'occasione di far preda, e ce la faremo sfuggire di mano per la viltà del nostro capo. No, miei cari compagni, se così facessimo, pregiudicata rimarrebbe la nostra fama, rotta per sempre la nostra unione. Per cui pensaci, oh Dimma, se vuoi avere ancora teco questa valorosa compagnia, metti da parte la bontà, la pietà, altrimenti solo ne andrai, abbandonato da tutti noi. Oh amico, alla vista di una donna mutar non devi di pensiero, già che gli uomini e la donna restano uccisi ugualmente da noi. E tu che sei stato il più forte, il più crudo, come vuoi mutar di pensiero? Le nostre leggi devono rimanere con lo stesso vigore, perché io non posso animare il mio furore. Amico, nel considerare il tuo linguaggio, vedo che non è come quello che hai usato fin da principio. Hai voluto forse ingannarci? Paura e coraggio si alternano nel tuo cuore in modo molto facile, con disinvoltura biasimevole. A dire il vero, vedo bene la distanza che passa dal tuo parlare al tuo operare. Supporre io vorrei che nasca in te un principio di pentimento, la tua modestia, il tuo cambiamento non sembra avere altra ragione di quella che esterni per un vecchietto, una donna e un bambino. E non vorrei che ti avesse colto la bertà ingannatrice. No, amico, ti sbagli di grosso. E allora tu rientra un'altra volta in te stesso e sappi che il tuo cedere è vano. Osservo un certo fermento nell'animo dei miei compagni e mi accorgo che inutili sono le tue preghiere. E voi, compagni, non temete, perché non mancherà un altro condottiero, un altro duce. Al posto di Dimma saprei io stesso governare. La fortuna cambierà, me vedete il primo ad ucciderlo. Quel bambino si taglierà ora pezzi a pezzi, quel vecchietto si brucerà e quella donzella, quella così modesta e bella, penserò io stessa a renderla vittima di tutti noi. Da questo momento mi prenderò la libertà di finire la loro vita nelle nostre mani.
ma or tu perché non li sbrani? Compagno, oh babbo, oh crudele destino, dove sembrano i miei cari compagni che questo Dimma troppo molle si mostrò e questo Gisima, Maldonato, Cornetti e Scordato sono tutt'altro di qualche ero. E voi tutti vergognatevi di stare sulla faccia della terra, mentre io sono, non mi chiamerò il fresco del dragone se non basta ad uccidere a quest'ora e spezzargli il cuore. Terminata umiltà, viltà si chiama, resistere più non posso, pieno di rabbia, banco d'ira, tremo di terrore. Ah, giuro in faccia a tutti voi compagni che voglio far vedere il cuor di Abramo. Fermati, c'era il mio vecchio insensato! Ammollisci quei duri petti! Compagni, che faremo? C'è ancora di sorpresa! Compagni, che faremo a quella gente? Credo che porteranno denaro, eh? E noi togliendogli quello saremo sempre ricchi! Compagni, di questo furto io stesso voglio procacciarmi. State in guardia, alle armi! No, amico, non rischiare così i giorni tuoi. Prima prosegue la guida e dopo noi. Andate dunque e mirate occulto. E al mio ritorno e al vostro ritorno rapportate tutto. Quale affanno e quale perpetuo pianto si prepara per Pluto nel cupo inferno. Tra poco, avvinta, si vedrà la morte in sempiterno coi trionfi suoi. L'uomo occuperà la sede degli spiriti ribelli, mercè il perdono che domanda Dio, re divino del cielo, liberatore del mondo. In Egitto. Via, rispondete, non mirate con che cuscino. Dove andate questi boschi aranti? Su, o dite la verità o non passate avanti. Ebbene, che vuoi tu? Parti e taci. Amici, comandate avete se questa è la dritta via per l'Egitto. Noi siamo pastori, addetti a pascolare agnelli. Noi non sappiamo se questa è la dritta via oppure no. Ebbene, io so che siete tanti spioni. Zitto, che dici? Sono pastore, non possono ingannarci adesso.
Ti assicuro in vere mie che siamo pastori di Gesù, Giuseppe e Maria. Hai sentito quando il mio compagno ti ha detto o non vuoi sentire? Ma guarda che tra un po' ti farò pentire! Fermati, finché io non pentirei i miei compagni, compagno. Su, partiamo che queste pastore tutto non diranno, io ci farò provare un terribile affare. Sì, torniamo ai nostri compagni e riferiamo quanto abbiamo visto e udito. È già compiuto il nostro voto. Forza adempia il comando di Dio. Sentite che dolce e divina melodia, e vi basta il cuore di svenare a questa celeste compagnia. Per questo solo io grazia e bontà vi chiedo. Grazie e bontà! Signori, quello con cui ho parlato abbiamo sono quattro pastori, e uno di loro mi disse fatte e taci. Compagni, che faremo a quella gente? Andiamo di qua. Non vorrei che questi quattro miseri pastori si lasciassero sfuggire di mano la nostra preda e questo giove fino ai suoi recondili. Evita ogni altro eccesso prima che finisca il primo processo. Il Dio di tutti è custode, anche di quei miseri peccatori. Vai indietro, barbaro traditore, il fiero capo inchina a terra e chiedigli perdono. Se contrito ti rendi in questo istante, sarai del sommo Dio. Servo ed amante. Non sai chi sono io. Rappresenti del tuo grande cerpone. Lo sai che la potenza è in marcia della virtù. Taci a parlare. Che intendo? Cerpone, si disse. Mi trema il cuore. Forse è mio padre. Dimmi, lo riconosci tu? Dimmi, ascoltai. Il cielo e il sangue, alzo il cielo, forse è mio figlio. Padre mio, pietà. Figlio mio, perdono. Bella, ha calmato il grande furore. Sorgi e mira di Gesù l'amore, e fervoroso vieni in nostra compagnia, ai piedi di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Voi, caro Giuseppe, pregate me con l'Eterno Padre, l'Increato Spirito ed il Figliolo che prese carne, ad illuminare la mente di questi miseri peccatori, onde, mutando vita, ottengano da Dio la gloria infinita. Non temere, o Maria, gli empi attentati del superbo Satana. Io sono il tuo scudo. Chissà qual forza questo braccio, quando dal cielo lo precipitai giù dagli abissi.
il solo aspetto sostenerlo un po'. Invaso dal terrore, l'empio cede dal suo errore. Compagni, il nostro caso è difficile, insopportabile. Risolverlo dobbiamo. Il nostro amato Dimma, in erma ceduto, alle preci, alle lacrime di quel vecchio, che in compagnia di suo padre, che la fortuna qui condotto, si è allontanato da noi. Persistiamo al nostro coraggio e al nostro furore, se non tutti andiamo sbandati per la propria famiglia. Di che viltà a causa di un vecchio e disonorati andremo per sempre, affamati, avviliti, disorientati. Decidiamo da farsi, tutti a morte secondo il nostro patto o tutti salvi. Amici, eccomi in erba il petto, svenatemi, ma mi sovvenga che poveri noi siamo, ma alla fine da noi nulla acquistar potrete. Altro far non posso io che pregare per voi l'eterno Dio. Che Dio, che grazia e che bontà, quando mai tra di noi ci fu pietà, oggi diranno di non esserci bontà. E io te lo giuro e te lo prometto, e questo giuramento fatto tra di noi fa eseguire in questo estremo momento, ti residerò la testa e nelle mie mani la terrò. Per cui vecchio pensaci quale morte scegli tu, perché donna o vecchio in questo estremo momento vi sbranerò e finirà così questo processo. Sì mio caro, i sentimenti che spieghi tu sono degni di te, ma che pretende mai quella donna, quel vecchio e quel bambino avvolto in seno di avvilire tutti noi così? Ah, no vecchio, te lo giuro e lo prometto, che se cerchi di avvelire tutti noi così, se non posso svenarti con le mie proprie mani, mi darò la morte io stesso e finirò la mia vita in tale eccesso. Cedi, vecchio insensato, al mio furore! Voi, i seguitaggiatori, i tuoi preti, distruggerli vogliamo! Chi volete distruggere? Cancellare i peccati con disagi e fatiche, al fin morirà sulla croce per redimere ancora le anime di voi peccatori avvolti in tanti errori. Soccorretemi, mio Dio, in questo estremo passo. Illuminate la mente di questi peccatori ed adoprate la vostra clemenza, o mio Signore. Poco dicesti, o Dimma, di quel che io miro. Maldonato, che pensi? Deciso, che risolvo? In seno il cuor mi balza, mi sento ripieno di giubilo, il cuore all'improvviso, e spero da quel bambino il paradiso. Che fai? Maldonato, che pensi, che risolvi? Devo trar quei numi sotto spoglie mortali, oppure avventarmi feroce contro di loro e col crudo ferro traforargli i petti e lacerargli i cuori. Anch'io grido mi sento,
e non mi regge l'intero senso. Imma disse assai bene, per questo invece dello sdegno e del furore sento un profondo amore. Compagni, non più, che strazia il mio cuore, che tormento! Anch'io sento per loro. Godi, con il tuo dolce parlare e con il tuo modo da fare hai vinto nel tuo cuore di tutti noi. Libero ne andrai di ogni nostro furore. Compagni, perché si lenti? Perché si mesti? Dove è andato a finire il vostro furore? L'ira, le stragi, prendete. Su via, passate il bambino se ne avete cuore. Dimmi, o buon vecchio, il tuo nome qual è? Dite il vostro nome. Il mio nome è Giuseppe. Quello della sposa è Maria. E quello del bambino è Gesù, il vero Messia. Compagni, de non più. L'armi cedete. Basta. Basta non più furore, eh? Apriamo alla bontà il nostro cuore. Oh, qual piacere! Oh Giuseppe, nel rimirare l'ostinata rabbia, confusa e vinta dalla sapienza del tuo santo figlio, il trofeo al cielo occuperà la fede delle altri affetti. Non dubitare, riapprena il tuo dolore. Dimma, pensa che tu sei l'uomo giusto. Signore, di quel peccatore che dinanzi vedi, come nebbia al vento sparirà la sua vendetta in un momento. Giuseppe, prosegui contento il tuo cammino. Infinate orgoglio a fronte a Maria e Giuseppe, ed umili contriti, adorate l'amato Signore, che eletti sarete del paradiso, e là troverete la vera felicità, tanto bramata da tutti voi. Su via, riapprenate il vostro furore, abborrite peccati, cambiate vita, partecipi sarete della gioia infinita. Liberate, oh Signore, me e lo sposo da questa angustia. Vedete, altro darvi non posso io che l'amor di questo Dio. Godete, or voi godete, o peccatori contriti, goda con voi il mondo tutto, rallegratevi ancor voi anime giuste, poiché già racchiusa l'infernal serpe dall'onnipotente mano, già nota al mondo. Dimma, il figlio mio ricevi, stringilo al cuore, tenero, vezzoso e tutto amore. Thank you.
Santa Speme, tu sei ministra all'anima nostra. Per divino fiore l'amore accendi, la fede accresci, ogni timore si sciolga. Tu ci segui nei dubbi passi della vita, tu ci sei, celeste Sita. Dolcissimo Signore, che tanto ti abbassaste con un uomo indegno, sapete chi sono io? Il perfido Dimma, questa tiranna mano e questo sciolto piede tanto ardirono contro di voi, o mio Signore, a pianger vorrei finché c'ho cuore. Signore, che troppo umile per l'uomo essere voleste, che per amore vi abbassaste in questa terra, perdonate, vi prego, il perfido Gisi. Ah, troppo ingrato fui contro di voi, mio Signore, mio bene, mio Redentore. Tu, cara madre, prega il tuo divin figlio per questo ingrato masnadiero. Pure voi, amato patriarca, pregate il bambinello per Gisima ingrato e fate che sia perdonato il suo peccato. Non sdegnare, Signore, di accogliere i voti di malatesta. Confesso i miei delitti, imploro la vostra clemenza. Pietà chiedo per l'atroce furore. Ah, ora comprendo tutti gli orrendi miei misfatti commessi, che di tutti i miei falli invero una tempesta. Signore, perdonate a malatesta. Permettete, Signore, permettete che venga a vostri piedi questo indegno malfattore. Io, che dei miei compagni sono stato il più feroce, il più scellerato. Ah, mio Signore, e ai vostri piedi si inchinano il più accanito malfattore. E perdonate, perdonate al dragone. Signore, sono io il perfido Malambo. Prostrate i piedi vostri per chiedere grazie alle mie iniquità e dei miei misfatti, che sono stati così tanti da spegnere la luce e accendere il lampo. E Signore, perdonate Malambo. Se ti muovo a pietà, se il figlio tuo vittima rende il mio fallire, in piena grazia si canti. Eccomi a piedi prostrato, umile e delle mie colpe pentito. Ti chiedo, mio dolce bambino, che calchi di maldonato il fiero cuore e non di maldonato il malfattore. Fiero, superbo, è vero, sono io. Signore, ho domandato il perdono della vita passata con i miei compagni. Ma ora comprendo il mio fallo commesso, il mio errore. E perdonate questo indegno ladro, fra boschi e boschetti. Dei, Signore, perdonate a cornetti. La grazia ed il perdono vi domando, mio dolce bambino, dei miei falli e delle mie iniquità. E voi, Giuseppe, padre di provvidenza e di grazia, mercè la protezione, infiammato dell'amore di vostro figlio Gesù e della Vergine Maria, a ciò che impetri il perdono del mio peccato, ao Signore, perdonate e ascoltate. Thank you.
ai piedi tuoi, sospirato Signore. Riverente ti adoro, unico Salvatore, rispettoso faccio il chino, Re del cielo, Salvatore divino. Diciamo il Signore che io adoro con tutto il mio amore. Il vero cuore domando perdono e grazia io avrò del Verbo eterno e libero resterò dalla morte dell'inferno. Signore, io sono la guida di questi infami masnadieri. Mi pento della vita passata. Detesto i miei delitti e confesso i miei disfatti. Di perdonare. Oh Gesù, oh Giuseppe, un bambino, troppo sono stato ingrato, perdonate il mio peccato. Porgetemi mio figlio, che io da parte mia vi ottengo il perdono. E voi, cui toccò la sorte di vedere la sapienza del secolo confuso dal fanciullo Gesù, rendete grazie a Gesù, Giuseppe e Maria. Sposo mio, presto, partiamo. Maria, rendo grazie al cielo per averci assistito e più grazie per aver convertito questi miseri peccatori. Beati, beati i poveri! Giuseppe, noi vi accompagneremo lungo il tragitto. Amici, compagni, in Egitto si va in compagnia di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
vogliamo stasera ricordare tutti quelli che in qualche modo sono stati coinvolti in questa recita. Uno per tutti, il signor Antonino Signorello, fratello del parroco Don Alfio Signorello. Nel mese di marzo del 2010, quando Nunzio mi disse che bisognava fare la fuga in Egitto, nel copione da tiro scritto c'era anche una canzone che bisognava cantare. Allora io, assieme a Matteo Tomaselli, al maestro Elio Lopresti, Elio Lopresti, l'autore delle musiche, Elio, che poi ha magistralmente musicato questa musica, siamo andati da Don Antonino Signorello. Lui ci cantò "Godi di tua gran sorte", il maestro annotava sul pentagramma e poi ha fatto magistralmente l'armonizzazione, accompagnandoci alla porta con la sua gentilezza. Ci fece una preghiera, e cioè quella di farla il più presto possibile, perché lui era avanti negli anni. Purtroppo il signor Antonino Signorello se n'è andato il mese scorso, nel mese di agosto, ma noi lo vogliamo ricordare perché siamo convinti che ha apprezzato anche lui il nostro sforzo, ha apprezzato il nostro lavoro. E con lui vogliamo ringraziare tutti quelli che negli anni ci hanno ricordato sempre di questa manifestazione. Grazie a tutti. Le ballerine. Un grazie particolare anche ai cavalieri, se ci sono i cavalieri che hanno ripreso questa tradizione della sfilata da Giardino Martoglio. Ad Assolo la fuga in Egitto si fa ogni 7 anni, non abbiamo deciso ancora se farlo ogni 4, 5, 10 anni, 20 anni, vedremo come si farà. Grazie a tutti, grazie, buona serata a tutti. Padre Angelo, parroco, chiudi. Mi sembra giusto allora che i briganti si sono convertiti, però è giusto che ci convertiamo anche noi nell'anno della fede, quindi credenti e non credenti, in ogni caso chiediamo la benedizione al Signore perché il nostro cammino, il nuovo anno pastorale possa essere posto sotto la grazia del Signore e della Vergine Santissima. Il Signore sia con voi. Vi benedica tutti quanti di vero cuore e con sincerità Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. A gloria di Dio e della Vergine Santissima. Auguri, prossimo anno.